Il video che segue è rivolto, meglio, è dedicato a tutti quei liberi ricercatori e le ricercatrici curiose, con la mente aperta ed attenta, che hanno compreso quanto mente la narrativa ufficiale in modo ormai spudorato su tutto. Quando leggete le scritte color arancione in basso, si tratta dei titoli da cercare su indice alfabetico per approfondire la tematica di cui si accenna in quel momento. Come faccio a trovare la pagina indice alfabetico? C'è il link in tutte le descrizioni dei miei video, oppure attraverso il sito web www.tinelli.eu nel menu a tendina che si apre in alto a destra. Antartide, l'ultima terra selvaggia ed ancora inesplorata sulla Terra. Gli esperti dicono che conosciamo molto più la superficie della Luna rispetto al continente nell'estremo sud del pianeta. E pochi possono sapere veramente cosa possa esserci in quei 14.200.000 km². Ma come sappiamo, abbiamo scoperto, meglio, abbiamo capito l'inganno del globo, che si tratta di una superficie immensamente più grande, ovvero che si tratta del perimetro del nostro meraviglioso regno piano. Non come racconta la narrativa diffusa negli ultimi 500 anni di un continente al polo sud del globo. La storia che insegnano a scuola, quando ci raccontano che già gli antichi sapevano che la Terra è un globo, ma questo è quello che ci raccontano attraverso questi libri di storia. Guardate qui, questa è un'immagine dei libri di testo scolastici di Pitagora, vissuto negli anni 500 prima di Cristo col mappamondo. E in questa illustrazione, riferita alla morte di Archimede, vissuto nel 200 avanti Cristo, è raffigurato un esempio di mappamondo. Ma il primo mappamondo è stato realizzato nel 1492, quasi 2000 anni dopo. Come vedete, è un derivato di invenzioni di libri che non esistono, come ad esempio le misurazioni di Eratostene. Esistono solo 32 frammenti di libri dove non c'è alcuna traccia di nessun esperimento fra Alessandria e Siene. È solo sui nostri libri. Indagate e scoprite tutti questi raggiri sotto le diverse voci Eratostene. C'è scritto sulla Bibbia, questo per i credenti, in Proverbi 8:27. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso. Oppure in Isaia 40:22. Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Ma qui abbiamo già fatto e rifatto le ricerche corrette sulla parola Hug. Trovate il video versetti della Bibbia sempre per i predicatori. Hug, cerchio. Dove Hug significa cerchio, non volta né tantomeno globo. Questa che vedete è la Bibbia interlineare, dove Hug significa cerchio, nonostante su alcune Bibbie è tradotto ancora oggi col termine errato globo, in più versetti, come potete vedere qui. Se poi desiderate e volete studiare dei passaggi della Bibbia dove si riferiscono alla Terra piana, aprite il documento in PDF Versetti della Bibbia sulla Terra piana nella traduzione dei Testimoni di Geova, proprio perché loro difendono a spada tratta le evidenze che si trovano sul testo che studiano, dove oltre alle traduzioni farlocche hanno anche eliminato versetti interi della Bibbia, affermando che si tratta di versetti spuri. Spurio significa non autentico, quindi falso o falsificato, detto per estensione di opere o documenti. Ma su che basi? Ah sì, certo, posso essere d'accordo che la Bibbia non è un documento scientifico, ma sul mio libro Il Risveglio c'è anche la versione gratuita, basta cliccare qui nella pagina del mio sito web e se poi volete potete anche regalare semplicemente il valore di un caffè. Lo potete fare a fondo pagina cliccando qui, visto che il canale non è monetizzato come qualcuno crede. Dicevo, a pagina 73 del mio libro Il Risveglio potete consultare Albert Einstein mise in moto la Terra, dove trovate la testimonianza di fisici ed esperimenti che dimostrano che la Terra è ferma. C'è anche il video di questo capitolo, a cui si accede sempre da indice alfabetico attraverso la voce Einstein e le equazioni di trasformazione. Nonostante l'argomento del globo sembra essere stabilito definitivamente a livello scientifico, analizziamo frasi e detti di alcune persone illustri. Albert Einstein. Le due frasi, il Sole è a riposo e la Terra si muove, o il Sole si muove e la Terra è a riposo,
significherebbero semplicemente due diverse convenzioni riguardanti due differenti sistemi di coordinate. Ha detto anche: «Sono arrivato a credere che il movimento della Terra non possa essere rilevato da nessun esperimento ottico». Un momento. Lo vedete il punto, a fine della frase, tratta dal libro Einstein e l'etere, relatività e teoria del campo unificato, riguardo al discorso tenuto a Kyoto il 14 dicembre 1922. Bene, se cercate adesso su internet, hanno allungato la frase, sostituendo il punto con la virgola e aggiungendo: «Quindi la Terra gira intorno al Sole». È successo nell'agosto del 1982 dall'autore di Physics Today e la narrativa ufficiale, grazie all'intelligenza artificiale, manovra i dati in modo incredibile oggigiorno. Ma vi sembra un discorso logico? Da allora sono arrivato a credere che il movimento della Terra non può essere rilevato da nessun esperimento ottico, anche se la Terra gira attorno al Sole. State prendendo in giro le persone assennate? A parte che risulta che Einstein ha rubato la formula E uguale mc al quadrato da un italiano, ma questa è materia per le Iene. Fred Hoyle, possiamo porre la Terra o il Sole come centro del nostro sistema solare? Lorenz Krauss, ma quando guardi la mappa a radiazione cosmica di fondo, vedi anche che la struttura viene osservata correlata al piano terrestre attorno al Sole. Questo significa che siamo veramente il centro dell'universo. Edwin Hubble, l'ipotesi di una Terra al centro, aggiungo, non può essere smentita ma è sgradita e sarebbe accettata solo come ultima risorsa per salvare i fenomeni. Pertanto ignoriamo questa possibilità. Stephen Hawking, crediamo questo basandoci solo sulla modestia. George Ellis, per esempio, posso costruirti un universo sfericamente simmetrico con la Terra al centro e non puoi confutarlo basandoti sulle osservazioni. Si può escludere solo su basi filosofiche. A disposizione avete anche un interessantissimo video dal titolo Dogmi, frasi di alcuni fisici e l'etica della scienza, con altre citazioni interessanti. I credenti della narrativa ufficiale pensano che il modello eliocentrico sia superiore a quello geocentrico, ma se si applicano le regole scientifiche di osservazione si scopre che non è assolutamente vero. Sono secoli che nessuno indaga in proprio su questo e come il sottoscritto, che credeva fermamente in tutto quanto, dovete sapere che ero un appassionato di spazio, di NASA, e forse solo chi è veramente ferrato su questo riesce a scoprire la più grande menzogna del mondo. Ma basta semplicemente iniziare a cercare la curvatura della Terra, che non c'è. Non voglio ripetere tutto quello che potete trovare su questo argomento, ma andate voi stessi, voi stesse, a fare le vostre personali rilevazioni. Avete dati e macchine fotografiche oggigiorno, che sono strumenti eccellenti. Per chi non conosce gli effetti ottici di umidità, di evaporazione ed altro, fate le vostre rilevazioni ad almeno un metro e mezzo sopra l'acqua e nei calcoli tenete conto di questa misura di osservazione. L'esperimento migliore è dividersi in due squadre e usare uno specchio riflettente sulla spiaggia di un lago o di un mare, usando il riflesso dei raggi del sole, e poi dite che anche quelli seguono la curvatura terrestre come fa il laser, secondo quanto qualcuno afferma pur di negare che il nostro meraviglioso regno è piano. Mi sono dilungato? Sì, vero. Stavo parlando dell'Antartide. Su Indice Alfabetico trovate tantissimi video sull'Antartide, oltre alla playlist, comprese le imbarcazioni che secondo Google però navigano in mezzo ai ghiacci del Polo Sud. Questa è un'ulteriore curiosità che sfata la realtà della narrativa ufficiale. Ho scoperto che anche InfoWar ha fatto un video in merito all'Antartide, dove afferma che in questo continente, quello più a sud del globo, a nessuno è permesso fare esplorazioni di alcun tipo, se non andare in crociera, ma sempre nello stesso punto, su quella e solo quella che nei viaggi organizzati chiamano Penisola Antartica. Sapete che non si riesce ad ottenere nessun permesso per andare autonomamente? Non si possono usare veicoli motorizzati? È necessario portarsi a casa i propri escrementi? Fa parte della sottoscrizione dei moduli da presentare, secondo il regolamento del Trattato Antartico, che durano parecchi mesi per sentirsi dire che non si può. C'è un ottimo video dal titolo Antartide, Trattato Antartico Modulistica, bloccato.
Dopo aver navigato per più di 60.000 miglia, sono più di 110.000 chilometri lungo la costa antartica, il capitano Cook non è mai stato in grado di completare il viaggio attorno al continente di ghiaccio, dove si suppone che sia di soli 24.700 chilometri. Nemmeno il capitano James Clark Ross, nella sua spedizione The Challenger Expedition, è riuscito nell'impresa, come nessuno ha mai avuto il successo di fare una vera e propria circumnavigazione. Si tratta solo di notizie sparute, ma che però non sono documentate. Ovvio che è così perché l'Antartide è una barriera di ghiaccio che delimita la Terra. Riprendo i versetti della Bibbia, questo sempre per i credenti. Giobbe 26:10 ha tracciato un cerchio sulle acque, sino il confine, tra la luce e le tenebre. Giobbe 38:11 e ho detto fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Sempre Giobbe 38:30. Come pietra le acque induriscono e la faccia dell'abisso si raggela. Proverbi 8:29. Quando stabiliva il mare i suoi limiti, sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia, quando disponeva le fondamenta della terra. Ah sì, la Bibbia non è un libro scientifico. Ma la mappa equidistante azimutale prodotta dalla USGS è stata usata da secoli perché ha la peculiarità che, rispetto ad un determinato punto geografico scelto come centro, conserva inalterati, rispetto alle altre zone, sia l'angolo azimut che la distanza, e quindi tutti gli altri punti sulla mappa sono proporzionatamente ricollocati dalla loro relativa posizione rispetto a questo centro. Studiando questa mappa si vede chiaramente come è possibile circumnavigare la Terra in modo accurato navigando sul modello della Terra piana, senza contare le innumerevoli mappe dei voli aerei durante la Seconda Guerra Mondiale. Cercatele, guardatele, osservatele. Infatti, solo la mappa azimutale è talmente chiara che dimostra perfettamente la circonferenza dei 110.000 km per cui nessuno è mai stato in grado di circumnavigare l'Antartide. La cosa interessante è che la mappa viene usata come logo dalle Nazioni Unite e non solo. L'ammiraglio Richard Byrd, vincitore della medaglia al valore, è stato il più giovane ammiraglio nella storia della Marina degli Stati Uniti. Accolto con tre sfilate in suo onore, ha fatto 4 spedizioni in Antartide. La quarta è stata la spedizione militare chiamata High Jump, con un gruppo di portaerei, 4.700 uomini, 13 imbarcazioni di appoggio e 33 aerei. La loro missione era di stabilire la base antartica di ricerca Piccola America 4. Però molti credono che la verità della missione segreta era scoprire la presenza di nazisti, che erano arrivati nel 1939 nella Nuova Svezia per stabilire la loro base in Antartide. Nel 1954 l'ammiraglio Richard Byrd ha parlato in televisione dicendo che l'Antartide era più grande degli Stati Uniti, con risorse incalcolabili, annunciando future esplorazioni internazionali. Lei, ammiraglio Byrd, è stato sia al polo nord che al polo sud. C'è ancora qualche terra inesplorata su questo mondo che potrebbe attrarre i giovani americani? Sì, c'è. E non è al Polo Nord perché sta diventando affollato, perché hanno visto che può essere molto fruibile, non solo per viverci, ma a livello militare. Ma quello che è insolito oggigiorno è che esiste un'area così grande come gli Stati Uniti che nessun occhio umano ha mai visto. E questa si trova oltre il Polo, dall'altra parte del Polo Sud, dalla base lì dell'America. E penso che è abbastanza sorprendente che esista un'area così grande ancora inesplorata. È una enorme area. C'è un posto per una grande avventura là nella parte sottostante del mondo. Ma non c'è stata mai più alcuna spedizione. L'ammiraglio morì nel 1957 all'età di 68 anni. E il 1 dicembre 1959 tutte le 12 nazioni allora attive in Antartide siglarono il Trattato delle Nazioni Unite che vieta tutti i viaggi pubblici oltre il 60° parallelo. È lo stesso periodo in cui viene fondata la NASA. L'attenzione del mondo viene dirottata dall'Antartide e diretta nello spazio per andare sulla Luna.
Nel 1962 sono stati eseguiti una serie di test nucleari ad alta quota, sempre portati avanti dagli Stati Uniti. Si chiamavano operazioni Fishbowl, che ha attirato la curiosità di molti ricercatori della Terra piana, perché il modello della Terra piana, come le culture degli antichi, è che viviamo all'interno di una cupola sopra una superficie piana. Nel 2012 venne alla luce e fu pubblicato il diario segreto dell'ammiraglio Byrd, dove racconta che si è incontrato con una civiltà avanzata, ma il diario non ha alcun riferimento di autenticità. C'è invece un riferimento molto interessante sull'enciclopedia Treccani, dove si legge che c'era anche un'ampia oasi interna libera da ghiacci. Ma andate a vedere voi stessi il video Richard Byrd e la strana oasi in mezzo al deserto bianco dell'Antartide, perché ci sono altri dettagli presi dal National Geographic numero 10 del 1947. Ancora oggi alle persone è vietato andare oltre il 60° parallelo. E oltre al fatto che nessuno l'abbia ancora circumnavigata, agli aerei è proibito sorvolare il continente di ghiaccio. Cosa nascondono? C'è anche chi ha messo in palio $1.500.000 di premio per dimostrare che la Terra non è piatta e fare una trasvolata sopra il Polo Sud. Ma si tratta di un clown, perché sfida i ricercatori non solo di farsi carico delle spese per le sue dimostrazioni, ma di organizzare tutto, dalle prenotazioni, ai permessi, ai progetti, alle rotte, senza che nemmeno si sappia qual è la sua compagnia aerea. Dovrebbe essere il contrario, o no? In questo momento si parla di investire triliardi di dollari per esplorare Marte. Perché non l'Antartide? Perché nessuno circumnaviga l'Antartide, documentando correttamente il tutto e dimostrare così che la Terra è una palla che gira? Sapete perché? Perché è esattamente una palla, ma una grossa palla. Ciao, Dino! Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.